Salve. Prego. Ah, lei è qui per la donazione del sangue? Benissimo. Prendo subito l'agenda per controllare. Dirmi gentilmente il suo nome. Lei è qui per una donazione. Bene. Sa, riceviamo talmente tante persone che è difficile effettivamente capire subito se si tratta di una donazione o di una donazione. Allora, ho solo qualche domanda da farle prima di cominciare. È la prima volta che dona il sangue per un clan di vampiri? Bene, può gentilmente dirmi il nome del clan a cui è destinata la donazione? Dirmi gentilmente se c'è un vampiro in particolare che desidera sia, diciamo, citato quando consegneremo lo stock di sangue. Di che tipo è il suo sangue? B positivo. Se posso dirglielo, è il mio preferito in assoluto. Bene, dal momento che è la prima volta che dona il sangue ad un clan, le spiegherò prima di tutto in cosa consiste, diciamo un pochino come funziona la nostra politica. Dopodiché passerò semplicemente al prelievo, potrà rilassarsi e successivamente andare a casa. Scusi, un momento. Sì, ciao Celeste. Sono dentro con un paziente. Non dirlo a me, da oggi che non mangio. Sì, quindi volevo chiederti il favore di non far entrare nessuno in ambulatorio e di chiudere a chiave la porta, ovviamente. Sì, questa sera poi mi fermo anch'io, così magari mangiamo insieme. Scusi, ma ovviamente dobbiamo tutelarci perché è chiaro che non è proprio facilissimo riuscire a fare tutto nel modo più corretto perché è già un lavoro piuttosto difficile da portare avanti in modo professionale, se capisce cosa intendo, tutto il giorno a contatto con il sangue. È piuttosto difficile, quindi cerchiamo, ecco, di darci una mano l'un l'altro. Di noi, come in tutte le strutture pubbliche, ma penso che questo lo sappia già, giusto? A questo proposito, volevo chiederle se le dispiace che io mi metta un pochino più comoda, che mi metta un pochino più a mio agio, perché mascherare il mio vero aspetto ogni volta è un po'... Sì, esatto, è stancante. Le dispiace, lo so che sembra professionale, ma le dispiace se mangio? Grazie mille. Sa veramente stare a contatto tutto il giorno con dei pazienti che donano il sangue e non riuscire a mangiare.
Scusi ancora, so appunto che non è molto professionale probabilmente, ma stavo letteralmente morendo di fame. Era da stamattina che non mangiavo, ci crederebbe? Non so quante persone sono venute a donare il sangue oggi e lei è il primo che fa una donazione speciale. Quindi grazie di nuovo per la pazienza. Come le dicevo prima, le spiego brevemente in cosa consiste una donazione per i vampiri. Ovviamente non è una donazione, o almeno per lei, non sarà diverso da qualsiasi altra donazione del sangue. Ovviamente la differenza sarà che il sangue che lei dona sarà devoluto appunto ai vampiri. Da quanto tempo lei è in contatto? Persone non sanno, ma secondo me non lo vogliono sapere, o meglio fanno finta di non saperlo. È che noi viviamo in mezzo alle persone normali. Da quando è stata stipulata la pace con i capi di Stato umani, diciamo che riusciamo a mescolarci senza problemi. Ovviamente, riusciamo a sopravvivere grazie alle donazioni, quindi ovviamente questo è un altro problema, ma perché molti umani vogliono diventare vampiri. Ma chiaramente se noi tramutiamo in qualcuno di noi umani, poi abbiamo sicuramente un minor numero di riserve di sangue a disposizione, perché se gli umani diventano vampiri, ovviamente scarseggiano gli umani. E noi questo non lo vogliamo. Non lo possiamo permettere perché ne va della nostra sopravvivenza. Quindi è proprio per questo che la ringrazio profondamente per essere qui. Mi scuso anche se durante il prelievo, ovviamente la guarderò magari in un modo un po' particolare, ma dovrebbe essere proprio appena per. Ovviamente sono uno spuntino, ma meglio di niente. Allora, semplicemente si può sdraiare e scoprire il braccio in modo che io possa cercare per bene anche da chiederle una cosa. Volevo sapere se ha portato con sé tutti, diciamo, gli esami clinici che servono in questo caso. Benissimo. Allora io intanto le scopro il braccio e le cerco la vena e le prelevo il sangue. Nel mentre mi leggerò insomma un pochino i suoi referti e vedere apre e chiude il pugno gentilmente. Questi sono i suoi referti? Il sangue è più buono a quel
gusto così dolce, se così si può dire. Buonissimo. Vedo che in ottima salute. Bene. Ottime queste analisi, ottime, complimenti. Me? Sì, allora vuole sapere quindi come, diciamo, come effettivamente poi viene smistato il sangue. Glielo spiego, intanto ovviamente lei si rilassi. Ovviamente noi consegniamo il sangue una volta alla settimana, generalmente di venerdì. Abbiamo chiaramente un nostro corriere che viene qui da noi e, diciamo, prende in carico la spedizione. Quello che cerchiamo di fare è di raggiungere le 1000 unità settimanali di base. Chiaramente, ovviamente, più sangue riceviamo in donazione e meglio è. Molto spesso quando ne riceviamo, diciamo, anche di più del necessario, ovviamente lo stocchiamo nelle celle frigorifere di nostra proprietà. Non le nascondo che inizialmente era un po' complesso perché ovviamente non tutti sono al corrente della nostra attività, però piano piano sta diventando sempre più agevole. E, appunto, quindi quando c'è un esubero di sangue, come se poi ce ne fosse mai in esubero. Voglio dire, chi è che non ha bisogno di sangue? È nutriente e è delizioso, quindi non ce n'è mai abbastanza. Comunque, in ogni caso, noi lo teniamo in stock nelle nostre celle frigorifere. E appunto ogni settimana c'è Greg che viene a ritirare la partita di sangue. E generalmente ogni punto, diciamo ogni ambulatorio, rifornisce determinati clan. Noi, ad esempio, forniamo il clan che lei ha segnalato e altri 4 clan che sono quelli, diciamo, più vicini a questa zona. Generalmente ogni presidio, ogni, diciamo, struttura medica gestisce appunto all'incirca 5-6 clan. Cerchiamo di non andare oltre perché chiaramente non siamo sicuri di quante persone verranno a donare il sangue per noi. Quindi cerchiamo di non andare, diciamo, su range troppo alti, perché chiaramente se abbiamo poche persone che donano, ad esempio, in una settimana, se in quel modo, se avessimo più clan da gestire, sarebbe effettivamente un po' complicato, sì, perché poi rischieremo di andare sotto al numero, diciamo, minimo, appunto, delle 1000 unità, sì. Generalmente, appunto, come dicevo, di venerdì, sì, la consegna viene fatta di venerdì e quindi tutti e 5 clan riceveranno le donazioni, diciamo, nella stessa giornata. Vuole sapere questo per un motivo. Bene, non è la prima persona che fa una donazione perché ha un debole per un
facciamo in modo, diciamo, che la sacca non sia del tutto anonima, ecco. Preferiamo che comunque lo sia perché ci sono stati in passato dei problemi, delle rivalità tra donatori. Sì, diciamo che appunto può essere una situazione scomoda a quel punto perché rivalità di questo tipo non sono mai troppo piacevoli, non si risolvono mai troppo bene. E a questo punto, in questo momento storico, per essere trasformata in vampiro, una persona deve avere delle ottime motivazioni e delle referenze più che eccellenti, deve esserci un motivo preciso per cui quella persona, diciamo, abbia diritto alla trasformazione. O un esponente, diciamo, di alto livello di uno dei clan deve richiederlo personalmente. Allora, in quel caso si può fare un'eccezione. Sì, è proibito dalla legge. Sì, nessun vampiro può trasformare un altro vampiro senza prima un'importante trafila burocratica, ecco. È ammirevole che lei voglia fare una donazione per qualcuno a cui è affezionato e a cui vuole bene. Diciamo che cercheremo di fare in modo appunto che la sua donazione non resti da parte sua. Mi fa vedere un secondo il braccio. Tenga premuto un pochino per far sì che il sangue, insomma, si fermi. Resti pure seduto, perché comunque dopo la donazione ci si può sentire un pochino chiaramente deboli, un po' ebbri e storditi. Intanto le do una piccola merendina. Finisco di scrivere qualcosina sulla mia agenda per essere appunto sicura di aver inserito tutte le informazioni giuste e poi fra qualche minuto, in cui sarò sicura insomma che non sverrà o quant'altro, la mando a casa. Mi raccomando, nelle prossime occasioni cerchi di tornare sempre da me, a meno che non cambi ovviamente città o quartiere o clan, ma se posso permettermi, le sconsiglio vivamente di cambiare clan, perché molto spesso i membri dei clan che vengono, diciamo, messi un po', se così si può dire, in secondo piano in favore di un altro clan, ma la vedono proprio di buon occhio e poi si rischia un po' un incidente diplomatico. Scrivo giusto qualcosina. Mi ripete di nuovo il suo nome e cognome per vedere se l'ho scritto esatto. Ah, con la A. Bene. Mi ripete anche la sua età per vedere se è esatto. Bene. Per sicurezza anche il suo domicilio. Ovviamente sono informazioni che io ho già. Il civico è errato, quindi è mi sembra che ci sia tutto. Questa è il suo tagliandino. Sì, quello è per attestare che lei è venuto qui da me oggi a donare il sangue in tutta sicurezza per un clan di vampiri.
Prima di lasciarla andare ho un'ultima richiesta da farle. Le dispiace se bevo un altro po' del mio pranzo? Lei è troppo gentile. Dopodiché contatterò di nuovo la mia collega per far aprire la porta dell'ambulatorio. Ogni giorno spero che ci siano più pazienti come lei, in modo da riuscire a non arrivare Celeste? Sì, cara. Allora, ho finito con il paziente, te lo mando fuori, ovviamente tu apri la porta e subito dopo, se non è un problema, richiudila dietro di te perché, insomma, mi sono messa un po' comoda. Lo so, mantenere la trasformazione tutto il giorno, insomma, è abbastanza pesante. Lo so che lo sai. Diciamo 5-10 minuti al massimo e poi diciamo, riaprire la porta. Ti mando il paziente. Può andare fuori, la mia collega la sta aspettando. E per qualsiasi altro problema, sul talloncino di carta che le ho dato prima c'è il mio numero. Può chiamarmi per prendere i prossimi appuntamenti perché preferiamo che i donatori particolari non si rivolgano direttamente all'ospedale, ma che chiamino direttamente noi. Ovviamente poi verrà qui, però sarò io stessa o Celeste a prenderle l'appuntamento. Grazie mille, le auguro una buona giornata. Ruby Clinic, sono Celeste, come la posso aiutare? Sì, buongiorno. Allora, guardi, per il prelievo, noi riceviamo tutte le mattine dalle 7:30 alle 12. Esattamente. Certo, no, 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 non c'è bisogno assolutamente di appuntamento. Sì, esatto. Può venire qui da noi in clinica tranquillamente e poi, insomma, i nostri medici le eseguiranno, insomma, eseguiranno il prelievo. Sì, poi può venire a ritirare i referti qui da noi, appena saranno pronti, ovviamente. Certo. Sì. Tutti i giorni dalle 7:30 alle 12. A lei. Ruby Clinic, buongiorno, sono Celeste, come la posso aiutare? Sì, allora guardi, per le donazioni di sangue, noi abbiamo il nostro ambulatorio aperto dalle 8. Ah, capisco, sì. Una donazione, sì, certo. Mi scusi, non le hanno dato il numero dedicato a questo tipo di prenotazioni?
capito, quindi quando le hanno consigliato di rivolgersi a noi non le hanno dato un ricapito telefonico diverso da questo. Sì. Allora, guardi, dopo le darò il ricapito adatto perché chiaramente come immagine, insomma, cerchiamo di utilizzare delle vie preferenziali per questo tipo di servizio. Allora, guardi, in questo caso la nostra dottoressa, la dottoressa Angelica, riceve tutti i giorni dalle 9:30 della sera, ovviamente, fino alle, intorno alle 5 del mattino. Ora abbiamo iniziato, diciamo, gli orari estivi, quindi questi sono gli orari. Sì, esatto, diamo il tempo alla dottoressa di arrivare in sede. Sì, esattamente. Sì, certo. Allora, un secondo che cerco la disponibilità. Allora, mi diceva giovedì. Guardi, avrei posto alle 10:30 se per lei va bene. Perfetto. 22:30 chiaramente, certo. Lei il signor? Tutte le analisi che, come immagino, lei ha già effettuato, ieri le sono già state richieste, insomma. Esattamente. Guardi, basta quello, basta che ci porta, insomma, i referti medici e poi le spiegherò tutto quanto la dottoressa Angelica quando, insomma, vi incontrerete per fare la donazione. Allora, guardi, se ha carta e penna, gli detto il numero di telefono al quale sarebbe pregato di contattarci la prossima volta. Esatto, sì, aspetto. Sì. Allora, il numero è 349 006 666. Esattamente. Sì, ci può contattare su questo numero. Chiaramente, se non rispondo io, risponderà una mia collega o direttamente la dottoressa Angelica. Esatto. Quindi la prossima volta ovviamente non ci sarà bisogno di portare di nuovo le analisi, quello semplicemente fra 6 mesi. Sì, esatto. Sì. Perfetto. Allora la ringrazio. Ci vediamo giovedì alle 22:30. Grazie mille. A lei buona giornata. Ci sarà di difficile a dare un numero di telefono in più. Greg non è ancora arrivato. Ultimamente spesso fa tardi. Sì, poi adesso hanno aperto anche il nuovo centro commerciale. Sì, esatto. Sì, proprio vicino all'imbocco della strada principale, quindi immagino sia un po' un delirio. Ma ho sentito che Sasha ha trovato lavoro lì al centro commerciale, al cinema, al multisala.
fa piacere. Senti, ma allora quando è che finiamo questa famiglia di metterla su? Denise, che ho detto? Vabbè, dai, non essere arrabbiata con Greg, magari gli è scappato. Tu sei convinta che lui ha parlato con tuo marito e gli ha messo in testa questa storia di sbrigarvi a fare figlie? Ma no, dai, vedrai che è un malinteso. Sicuramente Sasha vuole diventare papà. Magari Greg hanno bevuto, insomma, si sono trovati a bere una birra. Magari è uscito fuori il discorso e quindi sai com'è fatto, lui è entusiasta di tutto. Sì, sicuramente è andata così. Stai tranquilla però. Dai, e poi so che tu sarai sicuramente una bravissima mamma. Se sopporti uno come Greg. La sorella maggiore, no? Non si vede che sei maggiore. Ah, ma senti, sì, esatto. È certo che ne ho sentito parlare. Mi è arrivato l'invito, come no? Aspetta, ce l'ho qui proprio in un libro. Aspetta. Secondo te c'è un clan rinomato come quello di Rosa Rossa che organizza un ballo come tutti gli anni e che invita a quanto pare un umano a partecipare al ballo. Qui c'è qualcosa sotto. E poi questa, tutta questa, segretezza, non si sa nulla di questo umano, di sia, niente, neanche una piccola indiscrezione. Mi sembra troppo strano, Denise, secondo me, a questo ballo partecipano anche i bambini per fare in modo che, insomma, non ci siano problemi a lasciarli con le babysitter che di questo periodo. Secondo me è una specie di caccia al tesoro per i bambini. Nascondono l'umano e il loro ballo fine lo mangiano. Denise, non è che non si può più parlare di bambini adesso. So che era umana anche, ma che c'entra? Cioè adesso non sono più umana. E quindi conoscendo la condizione umana mi sembra strano tutto qua. Sì, poi l'invito è impeccabile come al solito. Eh sì. Eh sì, è il giorno di luna piena poi, no? Sì. Sì. L'orario è il solito. A mezzanotte. Sarà questo umano misterioso, io sono super curiosa di sapere chi sarà questo umano. Sarà un uomo, sarà una donna, sarà un futuro vampiro, perché un umano al ballo? Io guarda, sono troppo curiosa, non sto più nella pelle. Lo so che leggo un sacco di libri romantici su vampiri e umani che si innamorano. No, io sono fidanzata con tuo fratello e sono felice così. Sì, prima o poi anche lui. Sasha, un abbraccio. Ciao Denise.
aveva un appuntamento. Controllo subito. Lei è? Sì, ecco qui, l'ho trovata. Sì, perfetto. Mi segno che è arrivato. Bene. Allora, la dottoressa dovrebbe essere in ambulatorio, la porta numero 6. Lei bussi, se non le risponde nessuno, evidentemente la dottoressa è uscita un attimo, non si preoccupi, può entrare in stanza, si accomoda e appena la dottoressa, insomma, rientra, inizierà il colloquio con lei e poi le farà il prelievo per la donazione. Si figuri. Prego, prego. Arrivederci. Sempre più sangue ultimamente. Me lo scrivo subito. Guarda che cracker ha trovato in ritardo. Poi altro che matrimonio, se lo cacciano dal lavoro. Eccolo. Dove diavolo sei finito? Sì, guarda che ore sono. Piccola, un cavolo. Se perdi il lavoro, come facciamo? Ok, mi calmo. Sì, lo so che sai fare il tuo lavoro, Greg. Però non è la prima volta che si arrabbiano, che ti sgridano. Se prendono provvedimenti, poi... Sì, spero non ti arrivi qualche cosa di ufficiale. Lo sai che mi preoccupo per noi, per te. Sì. Sì. Senti, ho parlato con Denise. È arrabbiata. Vabbè, ma lasciami divertire un po', no? Sì, è convinta che tu abbia parlato con Sasha e che lo abbia convinto a fare pressioni perché inizi a pensare ai figli. Ti ho difeso con tua sorella, ti ho difeso. Te l'ho detto che probabilmente anche tu sei un'entusiasta, avete parlato del più e del meno e sei uscito fuori il discorso figli. Cerca di non farla arrabbiare quando lo senti. Coccolala un po' che tua sorella è stanca. Sì, sì, lo so che c'è traffico. Sì, per fortuna Sasha ha trovato lavoro lì poi, no? Sì. Va bene. A dopo. Ciao, baci. Ciao. Dottoressa Angelica. Sì, con il paziente. Sì. Ho capito. Sì, chiudo la porta a chiave. Sì, io stasera poi mi fermo. Ok, ok. Sì, mangiamo insieme magari. Va bene. A dopo, dottoressa. Devo chiudere. Dottoressa. Sì, ok. Me lo manda. È la trasformazione. Lo so anch'io che è difficile tenerla. Va bene. Sì. Sì, riesce.
scrivo le solite due o tre cose che mancano, poi sì, 5-10 minuti e poi riapro la porta allora. Così siete, devo chiederle giusto due o tre cose. Tanto con lei si può parlare, no? Bene, allora, le devo solo chiedere. Lo conosce? Affiliati per capirci. Niente. Sì, beh, non è poi così strano che lo sappia, perché insomma tra i clan è una notizia che è stata discussa molto. Capirà insomma il perché. Sì, certo. Non è una cosa che capita tutti i giorni, anzi, l'unica volta che è capitato è successo 345 anni fa, se non sbaglio. Beh, io ancora non ero nata. In questa forma, diciamo, sì. Sicuramente lo scopriremo presto o tardi. Tanto anche voi umani affiliati sicuramente sogno di tantissimi di voi diventare come uno di noi, quindi non appena si saprà il nome del fortunato o della fortunata in questione, sicuramente la voce circolerà un po', sempre se si tratta di un fortunato o una fortunata, perché se lo chiede a me, secondo me è la portata principale della serata. Bene. La ringrazio per averci scelti e chiaramente ormai lei già sa tutto, sicuramente le avrà detto tutto alla dottoressa in merito al numero da chiamare, in merito a cosa portare, quando portare tutto. Allora, a nome della Ruby Clinic la ringrazio, le auguro una buona giornata e ci vediamo
situazione. Mi raccomando, non si dimentichi di noi. Grazie Carlos. Guarda che risuono. Sicuramente Celeste sarà convinta che io sia in ritardo. Non hai idea che mi abbiano contattato dalla clinica per rimandare di una quarantina di minuti la consegna di oggi. Quasi quasi non glielo dico. No, poi si arrabbia. La chiamo. Ehi, piccola, calmati. Non lo perdo il lavoro, stai tranquilla. Ti calmi. Ok. Sai che lo so fare il mio lavoro. Sì. Sono 135 anni che lo faccio ormai. Sì. Lo so che non è la prima volta che si arrabbiano, che mi sgridano. No, mi hanno chiamato loro e mi hanno detto di ritardare di 45 minuti perché c'è più sangue del previsto e ci vuole di più. Esattamente, esattamente. No, non prevederanno, no, non mi arriva niente ufficiale, tranquilla, sono loro che me l'hanno chiesto. Lo so, tesoro, che ti preoccupi per me e per noi. Ti amo per questo. Sì. E perché questa cosa dovrebbe farti ridere? Perché il fatto che Denise sia arrabbiata con me è una cosa divertente? Sì, solo tu ti diverti. Sì, lo so che con me te l'ho parlato molto facile. Sì. Sì. Grazie per avermi difeso. Sì, lo so. Io sarei un entusiasta. Sì. E poi inoltre c'è anche traffico. Per il centro commerciale nuovo, no? Con multisala dove ho trovato lavoro, Sasha. Finalmente. Sì. Va bene. Adesso chiamo Denise. Sì, non litigherò con lei, la faccio calmare. Va bene. Ciao tesoro. A dopo. Ti amo. Quando al lavoro, ma è una volta che dico ti amo. Baci, ciao, a dopo. Vabbè. Chiamare mia sorella, che non c'ho proprio voglia di litigare, per una volta che riesco a rilassarmi e che mi ritardano la consegna, mi tocca chiamare mia sorella per litigarti. Gracias.
giornata mondiale dell'insulto per Greg. Ciao Denise. Sì. Sì. Mi ha detto Celeste che vi siete parlate. Sì. E come ha detto lei, ci deve essere un malinteso. Ho visto tuo marito la scorsa settimana. Ci siamo presi qualcosa da bere. Abbiamo fatto due chiacchiere. E io semplicemente... Sì, semplicemente le ho detto che sarei felice di diventare zio. E che sareste dei bravissimi genitori. Tutto qua. Non le ho detto di sbrigarsi. Di dirti di sbrigarvi. Ma ti pare? Non mi conoscessi, poi. Ah, proprio perché mi conosci. Sì, sorellona, ti voglio bene anche io, eh? Non è che voi sorelle maggiori avete sempre ragione, eh? Sto scherzando, Denise. Lo sai che ti voglio bene. Sì, ti voglio bene tanto. Senti, il lavoro come sta andando? Quindi sei finendo il turno adesso. Ho capito. Com'è stata la serata? Tranquilla. Sì. Sì. Senti, sicuramente anche Celeste te ne aveva parlato del fatto del ballo, ne avete parlato. Femmine. Un gossip il vostro pane quotidiano? Sì, sto scherzando. Ma... Certo, immagino che voi della polizia, insomma, siete stati allertati maggiormente, ma non è che sapete qualcosa su questa faccenda dell'umano? No, eh? Immagino che non sareste nemmeno autorizzati a parlarne, no? Tutta questa segretezza. Vabbè, ma lo sappiamo come sono i Rosa Rossa, no? Sì, sono i più idonisti di clan, sono i più passionali. E se lo chiedi mi sono anche un po' depravati. Probabilmente vorranno utilizzarlo forse come feticcio, se lo chiedi me, ma credo sia così. Celeste è convinta di questo? È proprio la mia nonna, eh? Sì, sì, glielo chiedo di sposarmi prima o poi, sì. Sì, sì, glielo chiedo, certo che glielo chiedo. Appena sistemano le cose col lavoro. Appena devo capire se continuare qui o se mi spostano da quest'altra parte. No, non sono in ritardo anche oggi. No, mi hanno chiamato dalla clinica. Sì, hanno ritardato di 45 minuti la consegna perché pare che per fortuna ci sia molto sangue in questo periodo. E c'è stata, da quello che ho capito, una donazione dell'ultimo momento. Uno nuovo, sì. Un affiliato nuovo. Non so se sia maschio o femmina, so solo che è un affiliato nuovo. Sì. Sì. Senti, settimana prossima ci andiamo insieme? Prometto di non parlare di bambini, lo prometto. Denise. Va bene. Sì. Sì. Ti saluto, sorellona. Sì. A domani. A domani. Buonanotte.
Scusami, che cos'è questo? AB positivo. Non male. Ehi, spuntino sulle gambe. Che ci fai in un posto di questo genere? Vieni dall'ospedale, quello qui dietro. Perché sei entrato in un posto del genere, se posso chiedertelo? Non vedo niente sulle tue mani, però. Sei un affiliato e vorresti farmi credere che non hai l'anello, non sai di cosa ti parli? Fammi vedere la ricevuta della donazione, se hai fatto davvero una donazione poco fa. Allora devi aver parlato con Celeste, la receptionist. Descrivimela. Sì, è la mia Celeste. Sono il suo futuro marito. Mi chiamo Greg. Davvero non sai nulla dell'anello? L'anello. Ciò che rende voi affiliati riconoscibili e non mangiabili, non importunabili da parte nostra. Sì, generalmente lo rilasciano o i capi clan quando appunto permettono ad un umano di diventare un affiliato, altrimenti i medici che fanno, diciamo appunto, la donazione, che si occupano di prelevare il sangue per la donazione, dopo la prima donazione. Sei sicuro che non te ne abbiano dato nessuno? Perché sei abbastanza invitante, sicuro di essere parte degli affiliati. Peccato. Può occuparsi di dartene uno. Se vuoi ti posso dare il contatto di una nostra poliziotta, che è mia sorella peraltro. Sì, puoi andare in distretto ovviamente dopo il tramonto e te lo puoi rilasciare lei. Presenta il documento. Ok, dopo ti do il bigliettino allora e fatelo dare la. Incidenti sono punibili dalla legge. Sì. Sì. Non si può mangiare un affiliato di vampirizzarlo, quindi cerchiamo di seguire le regole il più possibile. Quindi hai fatto una donazione all'ospedale qui dietro. Stai temporeggiando? Anche sto temporeggiando, mi occupo delle consegne di sangue. Esatto, Greg. Ah, la dottoressa Angelica ti ha parlato di me? Non mi sorprende, quella vampira ha un debole per il sottoscritto da un pezzo, secondo me. Non lo dire a nessuno. Sì, come dicevo, sto temporeggiando perché a quanto pare c'è stata una donazione nell'ultimo momento e stiamo aspettando che tutte le sacche siano pronte. Penso che sia la tua donazione a questo punto, sai. Sì, quindi grazie, mi stai facendo fare una pausa. Questa nottata comunque sto
femmine proprio non sanno tenersi una cosa per sé, devono parlare, 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 parlare. Ah, tu già sapevi questa cosa? Conoscevi il logo? Ero rosso. Mi dispiace, non ne so assolutamente nulla. No, non ho idea di chi sia questo umano, del perché facciano questo, di quale sia lo scopo. Spiacente di non poterci aiutare. No. Esatto. Sì, 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 sì. Non lo so, il clan di Rosa Rossa è un clan molto istintivo, molto passionale. Una volta, più di 300 anni fa, una cosa simile. Il ballo annuale che i Rosa Rossa organizzano è stato, diciamo così, aperto ad un umano. Ed era una donna di cui uno dei membri più alti del clan si era invaghito e voleva a tutti i costi vampirizzarla per farne sua moglie. Per fortuna tutto andò a buon fine e la coppia sembrò vivere felice per i primi 15 anni, se non fosse che poi padre della ragazza la rintracciò. Era stata abbastanza furba e abbastanza forte per lasciarsi andare completamente, per lasciare andare il suo passato, la sua famiglia, i suoi amici, i conoscenti, tutto. Perché quando si diventa vampiri bisogna farlo assolutamente. Insomma, non si può avere qualcuno ancora del proprio passato intorno, bisogna fingersi morti, inscenare una morte, in qualsiasi modo possibile. E non era riuscita ad occultare per bene la sua, diciamo, dipartita, se così vogliamo chiamarla. Suo padre aveva trovato delle tracce, l'aveva rintracciata, aveva ucciso suo marito e aveva ucciso anche lei, dopo aver capito che cosa era diventata, per poi suicidarsi subito dopo. Ovviamente non fu un buon colpo e non fu neanche una buona pubblicità per gli umani e neanche per il clan di Rosa Rossa, che si era lasciato andare ad un errore così da principianti. E da allora sono stati rafforzati moltissimo tanti controlli. È per questo che ora gli affiliati hanno tutti quanti un anello ed è per questo che, diciamo, le cose non vengono lasciate al caso. Cerchiamo di avere dei numeri di telefono preferenziali, dei luoghi preferenziali come questo bar Luncino, il bar di Carlos. È un bar solo per vampiri e per affiliati, chiaramente, anche se gli affiliati non si vedono spessissimo da queste parti. Cerchiamo comunque di mantenere una sorta di filtro tra noi e voi, per evidenti motivi, anche se chiaramente non tutti siete pazzi. Però insomma, da allora cerchiamo di mantenere tutto il più sicuro possibile per noi. Come vedi, marci, no? Per questo sembra strano a tutti che quest'anno un essere umano sia ammesso a questo ballo. La scorsa volta erano già iniziate a traparare delle voci all'incirca un mesetto prima del ballo. Si sapeva che c'era di mezzo una storia d'amore, si sapeva che c'era di mezzo la volontà
di trasformare qualcuno. Questa volta stanno riuscendo nel loro intento nel tenere tutto il più offuscato possibile, il più insabbiato possibile. Siamo tutti un po' preoccupati. Ci saranno un sacco di forze dell'ordine, secondo me. Mia sorella, ad esempio, è una poliziotta, no? E anche lei è stata, diciamo, assunta quella sera per controllare la situazione insieme a molti altri dei suoi colleghi. Siamo tutti un po' preoccupati, un po' in fermento, un po' eccitati. Anche perché, non avendo più la possibilità di nutrirci come eravamo abituati a fare, quindi dissanguando un umano ogni tanto, ormai sono ordinazioni, ci fanno andare avanti. Quindi il fatto che ci sia un umano, che questo umano possa essere una sorta di dessert della serata, di portata principale della serata, come dice il mio favolosa fidanzata, fa gola un po' a tanti di noi, perché speriamo tutti di assaggiare un po' di sangue fresco direttamente dal collo, dai polsi di qualcuno. Il sangue che zampilla caldo dalle vene ha un sapore, porta con sé la vita della persona che lo sta donando. Ogni tanto rimpiango la vita umana e spesso mi trovo a chiedermi per quale motivo tanti umani desiderino diventare uno di noi. Io, in fin dei conti, sono stato anche fortunato perché quando sono stato vampirizzato ero piccolo e avevo una malattia molto grave. La vampira che mi ha trasformato aveva appena perso suo figlio. E sono stato fortunato. Io sarei sicuramente morto. E lei sarebbe stata molto sola e ancora sofferente. Ma per fortuna parliamo di lieto fine. E quindi eccomi qua. Tu, cos'è che vorresti diventare uno di noi o... Capisco. Posso chiederti perché? Beh. Brindiamo al tuo desiderio allora. Che si realizzi. Posso permettermi di darti un consiglio, non bere troppo. Dopo una donazione, troppi alcolici non sono indicati, soprattutto se questa è la tua prima donazione. Poi chiaramente puoi fare ciò che vuoi, ma ti avverto perché parlo per esperienza personale. La vita è la tua. Leggi benissimo l'alcol. Bene. Come dici? Vuoi sapere cosa si prova? Parli della trasformazione, no? Beh, sai una cosa. Oggi sono di buon umore. Te lo voglio raccontare. Anche se non sono proprio cose che si possono raccontare facilmente, insomma, come si fa a rendere l'idea di una cosa del genere? Sarebbe come spiegare cosa si prova a morire, no? Ma ci provo.
prima cosa che senti è dolore, tanto, per poter far uscire il sangue dal corpo, tanto da farti arrivare quasi alla morte, la ferita deve essere profonda e grande. Generalmente mordiamo sul collo o sul polso. Dopodiché è come se sentissi appunto strapparti via la vita se scivolassi piano piano in un sonno profondo, pesante, e piano piano il dolore va scomparendo, comincia a non sentire più nulla, finché poi, quando arrivi a smettere di respirare, cerchi di salvarti, ti chiedi perché stia succedendo questo. Ma subito dopo, quando senti il sapore del sangue del vampiro sulle labbra, è come rinascere una nuova vita, è come, non lo so spiegare come, ma è come quando chiudi gli occhi e sei al buio e aprono una finestra vicino a dove stai dormendo o accendono una forte luce davanti a te e tu intravedi la luce da dietro le palpebre, poi apri gli occhi e sei quasi sopraffatto da tanta luce, ma dopo un po' ti abitui e vedi tutto con un'altra prospettiva. E cosa pensavi che fosse? Una passeggiata? Una cosa bella, facile, piacevole? No, non lo è. Non sta a me dirti se ne vale la pena. Non sta a me dirti se è fantastico essere un vampiro. Non posso influenzarti. I desideri vanno sempre inseguiti. Ciò che dirmi, mi hai preso in una serata un po' particolare. Questo bicchiere di Bloody Wine fa la sua parte. Ti do il biglietto da visita di mia sorella. Ecco. Mi raccomando, per la tua sicurezza, contattala prima possibile in modo da avere l'anello. Anche grazioso, vedrai. Sì. Beh, si è fatto un po' tardi per me. Mi devo rimettere in viaggio, anche se per mia fortuna l'ospedale è qua dietro, come sai benissimo. Sì. Sicuramente anche voi, affiliati, saprete che cosa è successo poi al ballo dopo che si sarà svolto. Sì. Ti auguro una bella serata. Penso che ci rivedremo, non so perché, ma ho questa sensazione. Beh, ti saluto. Buona serata. Intende per caso una donazione?
Sono pettegoli e tu ne sei la prova viva.
insomma, incontrano un umano. E la prima cosa che gli raccontano è che uno dei clan più, diciamo, aristocratici e più antichi da un ballo a cui sarà ospite, a quanto pare un umano. Capisci bene che, insomma, non c'è proprio chissà quanto da fidarsi. Sì. Beh, sì. Vabbè, te lo dico. Io non ti ho detto nulla, però mi sembri talmente, diciamo così, fuori da questo mondo. Non corro nessun rischio a parlare con te, visto che non sai neanche che cos'è un sangue misto. Ok, ti racconto in breve cos'è un sangue misto. Un sangue misto è un umano che ha in parte sangue vampiro nel corpo. Tu dirai, com'è possibile che un umano abbia anche sangue di vampiro e che non si trasformi, ma che resti umano? Beh, in sostanza solo con un piccolo aiuto. In pratica, un sangue misto generalmente è un umano che ha qualche antenato vampiro. Diciamo che di norma non è mai un parente troppo stretto, quindi non è un genitore, non è un nonno, non è neanche un bisnonno. È un po' più indietro. Persone non sanno neanche di avere sangue misto, o meglio, capita spesso che sia così. Ci arrivo adesso, ci sto arrivando. Sei un po' impaziente? Sì, in pratica, come tu mi hai chiesto, per poter far sì che la malattia si sviluppi e che quindi l'umano diventi finalmente un vampiro, che quindi il sangue di vampiro che è il corpo effettivamente si manifesti, c'è bisogno di un piccolo là da parte di un vampiro anziano. In pratica, uno dei membri più anziani del clan può fare due cose per poter, diciamo così, risvegliare la memoria del sangue vampiro che scorre nelle vene di questo sangue misto. Può aprire una piccola ferita, creando così una sorta di via preferenziale in cui far scendere una sola goccia del proprio sangue, appunto nel corpo dell'ospite, se così possiamo chiamarlo, in modo da scatenare immediatamente una reazione. Non ci vuole molto, come una trasformazione canonica in cui il soggetto deve essere praticamente dissanguato e il cui sangue deve essere sostituito da sangue vampiro. Basta una singola goccia di sangue. Altrimenti c'è un'altra via, che è un po' più scenica, un po' più teatrale. Uno dei membri più antichi del clan deve dare un bacio al soggetto in questione. Un bacio particolare, in realtà, perché durante questo bacio il vampiro deve mordere le labbra o la lingua del soggetto e può introdurvi anche semplicemente un po' della sua saliva. Esatto, è come appunto una sorta di reazione a catena, questa piccola goccia di saliva o goccia di sangue, appunto, come dicevo, risvegliano le memorie e tutto il bagaglio che
quasi nulla, semplicemente cambia il colore della pelle, diventa più chiaro, crescono i canini e ovviamente può cambiare il colore degli occhi e la persona in questione acquisisce anche i poteri da vampiro. Non sai che ogni vampiro ha un potere speciale? Ok, ok, ci arriviamo dopo. Dicevo, per quanto riguarda invece la seconda possibilità, se il sangue misto ha una componente di sangue inferiore, diciamo al sangue umano, quindi è più impuro il sangue, ci sarà un processo di morte e di rinascita, come una trasformazione canonica. Esatto, sembra proprio che questo umano sia quindi un sangue misto. Noi vampiri siamo spaventati, se così si può dire, da questa faccenda, perché come sicuramente mio fratello si avrà raccontato secoli fa, ovviamente ci sono stati non pochi problemi per il fatto appunto di aver fatto partecipare un umano al ballo che poi è diventato uno di noi. Quindi, dato che non era mai stata ripetuta questa esperienza, proprio per quel motivo, il fatto che dopo così tanto tempo si cerchi di replicare l'evento, anche se con motivazioni diverse, perché la donna che fu vampirizzata quella volta non era un sangue misto, era una semplice umana. In questo caso sembra addirittura che il sangue vampirico, la parte di sangue vampirica di questo soggetto umano sia piuttosto potente e pare che derivi proprio da uno dei membri più antichi del clan dei Rosa Rossa. Ovviamente noi della polizia saremo allerta, parteciperemo al ballo, ma francamente non so quanto potremmo effettivamente essere utili in una situazione pericolosa. Speriamo non ce ne sia bisogno, chiaramente. Certo, è chiaro che anche voi umani siate curiosi, anche perché la maggior parte di voi vorrebbe essere al posto di quell'umano. Però, certo, tanto lo verrete a sapere, è chiaro. Gli umani non partecipano mai a questo tipo di eventi, quindi già il fatto che un umano possa partecipare, diciamo, la voce ha fatto già il giro del mondo, se così si può dire, del nostro mondo, quantomeno di voi affiliati. Come si fa a sapere se sia sangue vampiro? Non si può sapere. Non si viene a sapere finché non viene risvegliata quella parte di sé. Non si può sapere finché un vampiro non decide di intervenire, di provare. Certo, anche se ci fosse un bacio casuale, un morso casuale, è chiaro che quella persona si trasformerebbe molto più facilmente di un qualsiasi altro umano. Sì. No, assolutamente.
Gracias.
questo è un clan arabo e Samawi significa appunto celeste, che è il colore della pistazzoli, che è una pietra molto importante sia in Egitto che in Arabia. È legata al culto dei morti. Abbiamo poi i Mawa, che sono tra i più terrificanti di noi. Sono furtivi e generalmente sono orrendi, molto brutti e anche molto malvagi. Infatti il loro nome in uzbeko significa mostro. Come avrei capito, è un clan di origini russe. L'ultimo clan è quello dei Tepe, che vengono detti i baroni, e questo perché i membri di questo clan sono regali, autoritari, e soprattutto perché sono sempre degli aristocratici, quindi hanno sangue nobile. È un clan che ha origine in Francia. Infatti Tepe in francese significa di spada. E questo è quanto. Ora sai, diciamo, tutto quello che c'è da sapere su i vari clan. Sono contenta di esserti stata d'aiuto. Si è fatto tardi, adesso devo proprio andare, ok? Mi raccomando, non dire a nessuno che ci siamo incontrati e ovviamente non raccontare a nessuno tutto quello che ti ho detto, perché finirei nei guai, non fino al collo, di più. Avrei canini sotto terra già. Mi raccomando, stai più attento per le prossime volte, indossa sempre l'anello che ti ho dato, non lo togliere mai, perché quella è la tua salvezza, ok? Chissà, magari ci rincontreremo, non si sa mai nella vita. Beh, è stato un piacere. Thank you.
nostro affiliato. Certo. Allora, mi dica, cosa le hanno accennato esattamente sull'invito? Ho capito. Come le dicevo, abbiamo delle precise istruzioni in merito, perché innanzitutto
Buonasera. E Rosa Rossa le dà il benvenuto alla tenuta Cremisi. Posso vedere il suo invito per favore? Molte grazie. Può dirmi cortesemente a quale clan appartiene? È un affiliato. È stato invitato ufficialmente. Perdoni la mia curiosità, ma sono secoli che non vediamo un umano in queste occasioni. Sa, dopo quel piccolo incidente, non importa. Sa, questa tenuta è stata costruita nel 1412 da uno dei più grandi capi clan che abbiamo mai avuto. Ricordo quando ormai, quasi 3 secoli fa, iniziai a lavorare qui, come parte della sua servitù. Ormai la mia vita precedente è quasi un ricordo. Ricordo a malapena cosa facevo. Ricordo a malapena il sapore del cibo che mangiavo. L'aria che respiravo. È cambiato tutto. Mi ha cambiato la vita. E mi ha dato l'opportunità di lavorare per lui. E io sono onorato di lavorare ora come capo della sua servitù. Mi scusi, non era mia intenzione annoiarlo. Vuole darmi il suo soprabito? Benissimo. I nostri ospiti la stanno aspettando. Si goda la festa. Il salone centrale è da quella parte. Salve. Ma ci conosciamo per caso? Oh, un istante, ha ragione. Questa stupida idea del ballo in maschera ogni anno. Scusi, dicevo, ci conosciamo per caso? Studio un po' di tempo fa per l'adorazione. Ma mi scusi, è stato vampirizzato? No? Allora lei è la nostra cena di stasera? Scusi, sa, ma voci di corridoio. E da cosa è mascherato? Posso chiederlo? Oh, certo, certo. Io sono mascherata da medico, ovviamente. Lo so che è il mio lavoro, ma chi ha tempo di mettersi a pensare ad un travestimento, andare a cercare gli accessori, l'abbigliamento? Io ho una vita. Posso stare dietro queste cose. Non sarebbe stato più facile dare un gala come tutte le famiglie aristocratiche del mondo normali? Beh, cosa ci vuole fare? Quindi lei è stato invitato ufficialmente? Rosso sono stati impeccabili come tutti gli anni. Sì,
solo che non credo ci siano vivande per i vivi. Ci sono sacche di sangue a disposizione di tutti i vampiri per sorseggiare un drink mentre si osservano gli altri danzare o mentre si conversa con altri vampiri. Ma non credo ci siano bevande per i vivi. Mi spiace. Angelica. Oh, ciao Denise. Ciao, ti stavo cercando dentro, non eri più alla festa? Sì, stavo andando in bagno ad inciprarmi il naso. Oh, capisco. Oh, salve. Come va? Sta bene? Lo conoscete? Oh, sì. Sono stata io a dare l'anello degli affiliati. Oh, capisco. L'anello. Esatto. Sai quanto è pericoloso quando uno di loro se ne va in giro senza, non si sa mai. Ma allora lei... è la nostra cena di stasera? Per caso? È la stessa cosa che ho detto io. Ovvio, l'affiliato qui. Oh, se la prende. No. Ti figuri? Battute da vampiri. È normale che sia così. Sia tranquillo. Nostro umorismo. Che ci vuole fare? Io vi lascio un momento. Oh, vado okay. Appunto in bagno ad incipermi il naso e a sistemare un po' il rossetto. D'accordo, va bene. Dopo rientri alla festa? Ci vediamo più tardi nella sala da ballo. Oh, ok, perfetto, bene. Ti aspettiamo lì allora. A dopo allora, ok. Mi raccomando, si diverta e si rilassi. La carne quando è nervosa non è fantastica e il sangue nemmeno. Scusi, l'abitudine. Ciao Denise, ci vediamo dopo. Ciao Angie, a dopo. Scusi, sa, si ricorda del piccolo discorso che facemmo nel vicolo? Notizia segretissima, quella del sangue misto. Scusi se ho fatto l'antipatica fingendo di pensare che lei sarà un pasto stasera, ma non deve saperlo nessuno, come le avevo già detto. Esatto. È arrabbiato. Meno male. Allora, come sta? Bene. Da cosa è mascherato, se posso? Oh, certo. Bello. Mi piace. Io sono vestita da Catwoman. Che mi sta continuando a prendere in giro per il costume che ho scelto da non so quanto tempo ormai, ho perso il conto. Ma sa, fare il poliziotto è un lavoro stancante. Essere sempre così seri, così sul pezzo, non so se mi capisce. Ogni tanto ho bisogno anch'io di una botta di vitalità, qualcosa di diverso. Esatto. Ma a proposito, allora, come si sente ad essere lei il probabile sangue misto? Oh no, 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 non volevo metterle un'agitazione addosso, non volevo metterglielo, mi scusi, non volevo mettere agitazione. Sì, no, è che io credo molto a questa storia e sono anche contenta che sia lei il sangue misto. Mi ispira fiducia dopo quello che è successo, sa? Beh, comunque la trovo molto bene. Il costume è molto azzeccato. Che poi sa, in realtà solo noi comuni mortali, che non siamo mortali però, noi comuni vampiri, siamo obbligati a metterci in maschera, perché i capitani invece possono evitare di mascherarsi se vogliono. La maggior parte di loro, anzi tutti loro quest'anno, indossano solo delle maschere sul viso, niente di più. Sono troppo importanti e altolocati per doversi mascherare, per mettersi un costume indosso, mentre noi siamo obbligati.
queste sono le regole. Però vedrà che la festa è meravigliosa, organizzata benissimo, un sogno. Si stanno divertendo tutti tantissimo e lei non farà eccezione, sono sicura. Mi raccomando, si rilassi e se la goda, perché sono convinta che le notizie di stasera per lei saranno favolose. Sì, e sono contenta. Le hanno detto che il salone è da quella parte? Ok. Bene. Mi raccomando, si ricordi, se ci vediamo in giro e faccio l'antipatica, è solo per depistare gli altri. Nessuno sa di questa notizia segretissima. Perderei la mia credibilità di poliziotto se si sapesse in giro che mi è sfuggita. Ok? Bene. Felice di averla rivista. Ci vediamo nel salone allora. Bene, a dopo. In bocca al lupo. No, forse in bocca al lupo non era proprio l'augurio più adatto. Auguri. Salve. Ci conosciamo per caso? Affiliato? Un pasto gratis? Perdoni le mie maniere. Lasci che mi presenti. Mio nome Mila. Sono il capo del clan dei Mawa. Questo qui è Gustav. Il suo clan è quello di Shedem. Da. Le piace questa festa? Da. Stupide maschere. Peraltro indosso già una maschera. Da. Questo non è mio vero aspetto, ma probabilmente ero troppo poco consona a questo ambiente così sfarzoso, secondo loro. Se povero zio Boris vedesse come sono cocciata questa sera. Riposa in pace, zio Boris. Vuole vedere? Da. Siamo emarginati. Certo, siamo capi clan, ma siamo emarginati. Ancora fossimo a 10 anni fa, 10 anni fa, non di più, io stasera avrei il mio vero aspetto e lo porterei con fierezza. Ma chi vuole altra guerra? No, grazie. Preferiamo farli contenti a queste festicciole. No. Avevo sentito che c'è un affiliato stasera. Come mai è venuto di sua spontanea volontà in questo covo di vipere? Capisco. Da. Beh. Le consiglio di allontanarsi da noi.
stereotipi poco raccomandabili. Non so se mi spiego. Si diverta questa festa da ci vedremo più tardi forse. Stia attento quando si aggira in posti un po' troppo bui. Buona serata. Queste feste stanno diventando sempre più noiose, non trovi? Sono assolutamente d'accordo. Idea, il prossimo anno potremo organizzarne una noi. È davvero un'ottima idea. E allora prendiamo a un'ottima idea. B, il mio preferito. Il mio offerto da una gentilissima Padme. Salute. Anche i drink sono deliziosi. Eccezionale, direi. Salve. Perdoni le nostre maniere, ma stavamo brindando. Ci conosciamo? Di quale clan è? Scusi, come ha detto, puoi ripetere? È un affiliato. Così sembrerebbe. Ci scusi, ma è stato invitato ufficialmente? Ma in questo caso, benvenuto. Le cose rosa sono un po' naif ogni tanto. E cosa ne pensi di questa festa? Oh, bene, bene, bene. E da cosa è mascherato? Oh, delizioso, veramente delizioso. Perdoni, il mio nome è Amelie. Sono il capo dei clan dei Depe. Io sono Faris, capo del clan Samawi. Quindi, come si trova, come si sente ad essere un affiliato in questa festa di vampiri? Capisco. Tutto quello che so io di questa festa è che ad un certo punto la capoclan dovrà fare un annuncio, ma non ha voluto dire nulla a nessuno di cosa si tratti. Molto riservata su questo. Guai, guai a chiedere qualcosa. Quindi siamo qui, brindando, in attesa di questa fantastica notizia. Esatto. Sai, il mio clan è uno dei clan più antichi e più rinomati, ma sicuramente saprà da lei che i vampiri più famosi sono francesi, ovviamente. Potrei avere da ridire su questo. Ma avanti, tutti i romanzi, la letteratura fantastica su di noi, non c'è paragone. Ma sanno tutti che la civiltà è nata in Arabia. Ma sarà, in ogni caso noi veniamo da secoli e secoli e secoli di vampirismo. Certo, mi dica pure. Sì? No, guardi, come le ho detto, le notizie di Rosa Rosa sono sempre segretissime. Sa, se le devo dire la verità, se sapessi qualcosa
sono pettegola. Sono solo una che si accerta che tutti sappiano tutto, perché l'uguaglianza è la cosa più importante. A parte coi capi clan che sono laggiù. Detto tra noi, ma cosa li hanno invitati a fare? Sono delle bestie, dei busuri. Effettivamente sono molto fuori luogo. Meno male che se ne stanno lì tra di loro e non si disturbano. Li hai già conosciuti? Se ci vuole scusare, stavamo discutendo di una cosa molto importante. Si diverta la festa. Ci vediamo più tardi. Se sopravvive. Buon divertimento. Au revoir. Mi sono detto, dicevo, che a mio parere questa festa è noiosissima. Scusatemi, per favore, un momento di attenzione. Grazie. Buonasera a tutti. Come sapete, io sono Alma, la capoclan dei Rosa Rossa. Spero vi state tutti divertendo alla nostra festa. Come sapete, quest'anno avete un ulteriore motivo per essere stati invitati all'annuale ballo in maschera di Rosa Rossa. Ho un annuncio da fare. Per fare ciò però, chiedo prima ai miei compagni capiclan di raggiungermi qui. Grazie. L'annuncio che devo farvi questa notte riguarda questa persona. Calmatevi, non si tratta di un gioco di calcio, di uno scherzo. La persona che state osservando è un Rosa Rossa. Vi starete tutti chiedendo come questo sia possibile. Vi racconterò quindi una storia. Quando ero una giovane vampira, conobbi una ragazza. Questa ragazza mi ricordava tanto la mia sorella scomparsa all'età di 12 anni. Io ero più grande di lei, di solo 2 anni, e lei morì. Giovane vampira, e cadde subito vittima dei sentimenti, della nostalgia. Non le dissi ovviamente che era una vampira, e stringemmo un'amicizia così intensa che mi sembrò davvero di aver riavuto mia sorella. Poco tempo dopo, la sventurata rimase incinta. Dopodiché si ammalò gravemente. A quel punto io le svelai la mia natura, perché pensai di poterle salvare la vita rendendola una vampira, ma lei non volle e si rifiutò. Ma mi fece promettere di fare tutto il possibile per salvare la creatura che portava in grembo. L'unico modo per vampirizzare la creatura sarebbe stato vampirizzare prima lei, ma come ho appena detto, lei non era d'accordo. Facevo quindi un tentativo e provai a trasferire
direttamente nel feto. Quindi tu sei un sangue misto. Il bambino nacque, la creatura venne al mondo, ma la madre morì. Io preferii tenere al sicuro la creatura dal mondo dei vampiri, perché quello che avevamo fatto non era così, come si può dire, canonico. E quindi decisi di portarlo alle porte di un convento. Successivamente la creatura venne adottata e, come lei stessa potrà confermarvi, è stata adottata e ha vissuto una vita piena. Adesso sei abbastanza grande per conoscere quali sono le tue vere origini. In parte io sono tua madre e tuo padre e la tua famiglia. La parte del mio sangue che ti scorre nelle vene è rimasta dormiente per tutto questo tempo. E ora io ti ho fatto venire qui per poterla risvegliare e farti prendere il posto che ti spetta. I vampiri sono eterni, ma non ringiovaniamo comunque. Quindi ti vorrei al mio fianco, come altro capo del nostro clan. Potrai prendere definitivamente il tuo posto quando io deciderò di riposarmi eternamente. Sì, capisci perché ho voluto tenerti al sicuro e perché non ho mai divulgato la notizia. Sono così felice di averti ritrovato, non ne hai idea. Per così tanti anni ho voluto riabbracciarti, ma non ho potuto. Esatto. Prendere il tuo posto. Devi solo lasciarlo.